Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura l'incontro di questa mattina a Pescara nella sede della CNA Abruzzo tra i parlamentari abruzzesi e gli operatori del settore e le imprese per quanto riguarda le autostrade e il caro pedaggi. Sul tavolo una richiesta di moratoria sugli aumenti. Vediamo il servizio. La CNA Abruzzo chiede ai parlamentari abruzzesi di intervenire sul governo Renzi affinché imponga una moratoria sugli aumenti dei pedaggi autostradali per almeno 3 anni dopo l'ennesimo aumento da parte di Strada dei Parchi che gestisce la A24 ed A25. Secondo l'associazione, gli aumenti sono ingiustificati in un momento in cui l'economia abruzzese è in difficoltà. Noi oggi chiediamo ai parlamentari abruzzesi di invertire questa rotta nefasta, la definirei, e di chiedere al governo Renzi di congelare per almeno 3 anni gli aumenti sulle autostrade abruzzesi. Io aggiungo, essendo presidente nazionale, che si debba rivedere complessivamente tutto il tema che riguarda i pedaggi autostradali e le concessioni. Per gli autotrasportatori questa è una delle voci più importanti di costo e in un momento di crisi come quella che le imprese abruzzesi stanno attraversando, sono costi assolutamente insostenibili. Negli ultimi 17 anni Roma-L'Aquila è aumentata di oltre il 150%. Noi siamo in presenza di aumenti che si ripercuotono non solo sui cittadini, ma anche sugli autotrasportatori e in generale sull'economia abruzzese, perché un'infrastruttura strategica come l'autostrada fatta con i soldi dei cittadini, quindi a carico della fiscalità generale, ora viene gestita in modo tale che i pedaggi costano di più della benzina. Abbiamo presentato già molte interrogazioni, atti parlamentari contro questo che secondo noi è un'assurdità, un paradosso. Quegli aumenti ingiustificati a nostro avviso è superiore a qualsiasi media nazionale, qualsiasi altra autostrada. Noi ci siamo, siamo sempre stati, ci auguriamo che adesso anche i parlamentari della maggioranza facciano il loro dovere e facciano quello che almeno a parole dicono di voler fare. L'obiettivo è quello di presentare un documento comune al governo e anche al concessionario. Esattamente, quello di presentare un documento comune per bloccare l'aumento delle tariffe, recuperare gli aumenti che ci sono stati gli anni passati e arrivare almeno a un numero di anni senza aumenti, perché almeno per recuperare in parte quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Ieri pomeriggio a Pescara, all'Aurum di Pescara, si è svolto un summit sulle reti TNT della macroregione Adriatico-Ionica. È stato sottoscritto il cosiddetto patto della connettività. Francesca Romana Testi. Connettività europea come strumento di sviluppo della macroregione Adriatico-Ionica. Un obiettivo a lungo inseguito dall'Abruzzo che ieri ha riunito a Pescara i presidenti di Puglia, Marche, Molise, oltre che il vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'Euroregione, Aldrin Dalipi, e il sottosegretario degli affari europei, Sandro Gozzi. Al centro dell'incontro l'emendamento sull'estensione delle reti TEN-T, fulcro della connettività, i trasporti e le infrastrutture. Sì, innanzitutto gli attori istituzionali nazionali, prima di tutto Ferrovie dello Stato, RFI per quanto riguarda la intelaiatura del ferro, che poi è la prima delle grandi partite. Qui si tratta insomma di fare in modo che un treno possa arrivare in qualunque parte d'Europa. Oggi non è possibile se i treni partono dai nostri porti, e questo la dice lunga sulla capacità di competitività del sistema del centro-sud Italia rispetto a altre parti dell'Italia e dell'Europa. Oggi con questa strategia, con l'allungamento del corridoio, per esempio risolviamo questo problema, che significa milioni di investimento lungo la dorsale adriatica, significa velocizzazione oggi per i passeggeri e domani anche alta velocità. Ma se non stavi dentro quella nuova programmazione stavi fuori dai finanziamenti. Quale può essere il vantaggio economico per l'Abruzzo facendo una previsione? Ma io credo che è il vero cambiamento della storia della nostra regione. La nostra regione è stata sempre detta e definita e raccontata come la regione ponte tra tutto ciò che sta al di là del mare Adriatico e tutto ciò che sta al di qua del mare Tirreno, cioè il collegamento, per essere chiari, Civitavecchia, Roma, Ploce e tutto il mondo che sta di là. Però solo sulla carta, di fatto eravamo esclusi. Oggi invece stiamo dentro il cuore di questo grande flusso che da est arriva a ovest, arriva in Europa e da sud
sud arriva a nord e arriva in Europa, e noi stiamo centrali in questo nuovo movimento delle persone e delle cose. È chiaro che con le nostre infrastrutture ci giochiamo la partita della storia, cioè il secondo tempo della vita economica riparte proprio da qui. Ed ora parliamo del No Trivelle. Gli ambientalisti chiedono che il Ministero faccia chiarezza sulle sospensive in atto alle società che hanno fatto richiesta dei permessi di prospezione per gli idrocarburi al largo delle coste adriatiche. Sempre sul caso di Ombrina, del Notriva si chiede di chiarire al MISE alcuni aspetti. Sono uscite delle notizie negli ultimi giorni che hanno davvero fatto crescere una polemica. Si parla sempre dei confini delle 12 miglia, poi in questi giorni c'è anche un'altra notizia, proprio quella della saturazione del mercato del petrolio, tra l'altro. L'intervento normativo che è stato portato, effettuato con la legge di stabilità, non chiarisce gli effetti dei procedimenti in corso che, a dire del governo, sarebbero da ritenersi conclusi. Ma questa è un'eventualità, nel senso che da un lato i procedimenti in corso potrebbero essere solo sospesi, da un lato potrebbero ritenersi conclusi. Qual è la prova di tutto questo? Ovviamente il rigetto delle richieste che sostengono quei procedimenti in corso, quindi soltanto con la pubblicazione sul bollettino ufficiale degli idrocarburi del provvedimento di rigetto si avrà la prova provata che si sarà trattato di una chiusura dei procedimenti e non di sospensione. Il rischio è che si vada avanti e che questo venga messo in sordina? Il rischio è che ci sia un congelamento di questi procedimenti e un possibile riavvio successivamente. Attenzione, perché può anche darsi che uno o più procedimenti trovino conclusione, ma questo non ci garantisce che, poiché sono 14 più 8, quindi 22 procedimenti in corso, tra concessioni, richieste di concessione, richieste di poter appunto cercare, non è detto che per tutti ci sia questa chiusura definitiva. A Pescara un tema caldo è quello delle targhe alterne, soprattutto perché sono i commercianti a protestare, protesta che si attuerà oggi con lo spegnimento delle insegne a partire dalle 20 di questa sera, in segno di protesta, e poi la prossima settimana ci saranno altre manifestazioni, martedì davanti a Palazzo di Città e lunedì poi l'incontro con il prefetto di Pescara. Dopo giorni di proteste ed annunci sulla questione targhe alterne e smog a Pescara, i commercianti passano dalle parole ai fatti con la prima manifestazione di contrarietà al provvedimento preso dall'amministrazione Alessandrini per combattere l'inquinamento dell'aria in città. Insegne degli esercizi commerciali spente a partire dalle 20 di questa sera, in segno di protesta contro quella che gli esercenti hanno definito la farsa delle targhe alterne, a loro giudizio inutile e dannosa soprattutto nel periodo dei saldi. Noi abbiamo condiviso questa posizione con altre associazioni di non condivisione di questa misura delle targhe alterne, perché a nostro avviso non risolve i problemi di inquinamento che ha la città. Abbiamo detto che era meglio fare per esempio domeniche ecologiche in cui si chiudeva tutta la città, e secondo noi avrebbe avuto un effetto migliore per la salute dei cittadini e non avrebbe impattato sull'economia della città e quindi sulle attività commerciali e artigianali. Lunedì tutte le sigle delle associazioni che riuniscono i commercianti e che stanno dando vita alla protesta chiederanno un incontro con il nuovo prefetto di Pescara, Francesco Provolo, mentre martedì è già in programma un'altra manifestazione di protesta davanti a Palazzo di Città in Piazza Italia, organizzata da CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio. Ad onor di cronaca bisogna segnalare che i dati ARTA registrano un miglioramento della qualità dell'aria che respirano i pescaresi, merito delle targhe alterne, ma anche e soprattutto del meteo che sta dando una grossa mano. Infatti il vento forte di questa settimana ha spazzato via gran parte delle polveri sottili responsabili del peggioramento dello smog. È proprio in considerazione delle mutate condizioni meteorologiche che il Comune potrebbe prendere la decisione di sospendere l'ordinanza targhe alterne, ma ovviamente per ora vige un atteggiamento di prudenza. A gettare acqua sul fuoco della protesta però ci hanno pensato i 5 Stelle, che con una nota hanno chiesto al sindaco Marco Alessandrini di revocare la delega al traffico al suo vice Enzo Del Vecchio e in subordine di ritirare subito il provvedimento di chiusura al traffico.
Ora non resta che guardare al cielo per capire se la pioggia o la neve getteranno acqua sul fuoco spegnendo le polemiche oppure se ci penserà direttamente l'amministrazione pescarese cedendo alle pressioni di opposizione e commercianti e mandando in soffitta le targhe alterne. Ed ora la cronaca. Hanno utilizzato il sistema del Ministero per informare alcuni imprenditori di un'inchiesta a loro carico nei guai due poliziotti della stradale dell'Aquila. L'inchiesta è quella che riguarda presunte infiltrazioni dei casalesi nella ricostruzione. Daniela Rosone. Due poliziotti della Polizia Stradale dell'Aquila, Daniele Palumbo e Maurizio Ciancarella, sono stati condannati per accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno, che avrebbero utilizzato per informare alcuni imprenditori di un'inchiesta a loro carico. Si parla dell'inchiesta dell'antimafia su presunte infiltrazioni del clan dei Casalesi nella ricostruzione post-sisma della città dell'Aquila. A Palumbo, assieme ad Alfonso Litella, uno degli imprenditori finiti in manette, il GUP del Tribunale dell'Aquila ha inflitto 2 anni di carcere, con pena però sospesa per i benefici di legge e con interdizione a carico dell'agente di polizia. Il secondo, invece, Ciancarella, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi, poiché gli viene contestato anche il reato di peculato per uso improprio dei mezzi di servizio. Avrebbe infatti dato un passaggio con l'auto della polizia ad uno degli imprenditori arrestati. Assolti invece 2 figli di Alfonso Litella, costruttori coinvolti nell'indagine. L'inchiesta, lo ricorderete, riguardò la ricostruzione privata e portò agli arresti gli imprenditori Alloggizi, Dino e Marino Serpetti, Michele Bianchini e Ditella, padre e figli. Nel corso del procedimento gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Massimo Carosi, Antonella Pellegrini e Massimiliano Venta. Il 29 febbraio prossimo intanto ci sarà l'udienza preliminare davanti al GUP Flavio Conciatori, giudice applicato visto che i magistrati aquilani sono tutti incompatibili essendosi già pronunciati sotto altre vesti nello stesso procedimento. Proseguiamo con la cronaca. 6 persone denunciate per truffa, ricettazione ed appropriazione indebita, di cui 3 tra Teramo, Silvia e Pescara, colpite dall'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, dal divieto di uscire di casa dalle 18 alle 7, dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo è il bilancio dell'ultima operazione condotta dalla squadra mobile di Teramo e coordinata dalla Procura, che al termine di indagini svolte tra il 2014 e il 2015 ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale operante nelle province di Teramo e Pescara e composta da 6 italiani dediti alla ricettazione all'estero di veicoli e macchine operatrici illecitamente sottratte a ditte di autonoleggio e di imprese specializzate nel settore edile ed agricolo. E adesso torniamo a Pescara. Il Comune ha annunciato la sospensione del servizio domiciliare ai malati per 3 mesi. Problemi di fondi, secondo l'amministrazione, sono 150 i pazienti coinvolti dal taglio. Ovviamente sono iniziate le polemiche. La notizia è quella della sospensione del servizio di assistenza domiciliare per 90 pazienti. Il Comune di Pescara dichiara di avere difficoltà con i fondi e di interromperlo fino al 1° aprile. In realtà sono 150 perché ad alcuni viene completamente eliminata l'assistenza domiciliare, cancellata, e in altri casi c'è una riduzione d'orario. Faccio presente che tra l'altro è già insufficiente a Pescara la copertura per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata, così come molto altro in campo di politiche sociali. Rispetto ai comuni del nord Italia o dell'Emilia Romagna, la nostra situazione è un welfare municipale che è quasi inesistente. Ci voleva il PD e questa pseudosinistra al governo della città per tagliare su una spesa di questo tipo, e raccontare che non ci sono i fondi mi sembra francamente scandaloso. Bisogna scegliere delle priorità e ovviamente è inutile fare mente locale su quante cose si possono tagliare prima di andare a colpire chi soffre di Alzheimer, i tetraplegici, Parkinson, tra l'altro persone che non solo hanno questi guai di salute enormi ma devono anche, per avere accesso a quel servizio, non hanno neanche un reddito molto elevato. Quindi andare a tagliare su quel tipo di spesa è davvero una cosa irresponsabile, di cui io non ritengo che il peso possa gravare soltanto sull'assessore competente, che anche se avrebbe fatto bene a battere i pugni sul tavolo, ma sull'intera maggioranza e intera amministrazione.
Adesso andiamo a Teramo. Il consigliere Maurizio Verna, a nome del Partito Democratico, chiede ai vertici dell'ASL una maggiore attenzione sui costi da sostenere per tornare in possesso del parcheggio dell'ospedale Mazzini. Elisa Leuzzo. Continua a far discutere la scelta dell'ASL di Teramo di tornare in possesso del parcheggio dell'ospedale, affidato subito dopo la realizzazione a un'azienda privata. In ballo ci sono 5 milioni di euro, la differenza tra i 3 offerti dall'azienda sanitaria e gli 8 richiesti dalla parking. Soldi che per il Partito Democratico dovrebbero essere spesi per altre priorità e la sanità ne ha più che bisogno. Non può essere la collettività che ci rimette sempre su queste cose, perché si parlano di milioni di euro per ridarlo al privato e ci vorranno molti più milioni di euro per completarlo, perché oggi su 1000 posti sono 500, manca una copertura che ovviamente per limitare quell'enorme impatto ambientale che c'è oggi e che noi già molti anni fa abbiamo evidenziato. Insomma, su queste cose abbiamo molti dubbi, abbiamo parlato oggi in Consiglio Comunale, ne parleremo anche martedì prossimo in Consiglio Provinciale. Vogliamo che la ASL, la Direzione Generale e comunque chi di dovere dica al territorio le cose come stanno, se ci sono responsabilità, insomma bisogna vedere bene prima di agire su queste somme, perché, ripeto e ripetiamo, se ci sono dei fondi utilizziamolo prima per gli ospedali e poi eventualmente per i parcheggi fuori. Andiamo avanti, adesso parliamo del distretto turistico del Gran Sasso, che rappresenta una grande innovazione per il territorio. Se ne è parlato in un incontro organizzato dalla Gran Sasso Anno Zero, presto anche i lavori sul Gran Sasso con i fondi del CIPE. Il servizio. Gran Sassopoli, errori, crisi e rilancio. Il Gran Sasso al centro di un dibattito organizzato dall'associazione Gran Sasso Anno Zero per parlare di futuro, anche attraverso il ruolo del distretto del Gran Sasso, che ha incontrato così associazioni e politica. Deficit di management, assenza di una visione strategica, frasi che purtroppo ricorrono quando si parla della montagna aquilana. Il sito che ci porterà a metterci in evidenza si chiama Gran Sasso Experience, tanto per cominciare. Il piano di marketing che andremo a gestire avrà una parte molto innovativa, che è quella di un progetto sul territorio di ascolto. E quindi andremo a sentire i cittadini, le persone che abitano e soprattutto i giovani. Noi oggi siamo terrorizzati, la prima emergenza che il distretto ha, oltre quella di una diffusione turistica, è quella di far sì che non ci sia lo spopolamento e l'abbandono da parte dei giovani soprattutto di questi territori, altrimenti creeremo tanti posti fantasma. Quindi dobbiamo dire che la montagna è un affare, la montagna è importante, la montagna ha due stagionalità, quindi partiamo dall'idea che comunque in montagna si può lavorare veramente tutto l'anno. La politica apre intanto al coinvolgimento del parco e riconosce gli errori del passato, mentre il sindaco Cialente ricorda i 7 milioni di euro del CIPE per il Gran Sasso, che verranno usati in prima battuta per riqualificare l'albergo e per altri progetti. Su tutti è stato illustrato anche quello per realizzare uno snowpark sul monte Scindarella. La montagna del Gran Sasso è una grande risorsa turistica. Ci sono dati molto interessanti all'andamento del turismo sulla rilevanza e la crescita degli sport invernali, gli sport di montagna e anche estivi, però tant'è vero che abbiamo creato questo primo distretto turistico della montagna, che è il più grande d'Italia perché ha 60 comuni. Adesso c'è la campagna di marketing per 300.000 euro che è stata regolarmente messa a gara, i sentieri sono stati già tutti quanti messi a gara. Adesso inseriremo, con la rimodulazione dei soldi del terremoto, inseriremo il finanziamento delle attività per quanto riguarda i rifugi, per fare proprio un percorso, un cammino lungo il Gran Sasso, e in modo che poi le giovani possano dare vita anche a attività turistiche lungo questo cammino. Al Galiani d'Esterlich di Chieti sono in corso le celebrazioni per il 150° anniversario dalla fondazione dell'Istituto Teatino, oggi giornata della legalità.
Era il 1865 quando per la prima volta a Chieti si aprivano le porte dell'Istituto Tecnico Ferdinando Galiani nella splendida cornice di Villa Frigeri. A 150 anni dalla sua nascita, l'istituto decide di celebrare 4 giornate per ricordare da un lato gli ex allievi come l'ex presidente della regione Giovanni Pace, Enrico Rispoli, Roberto Mascarucci e anche l'attuale questore di Milano Luigi Savina, 4 gli indirizzi delle giornate: architettura, amministrazione, finanza, turismo. Nella giornata conclusiva invece l'attenzione è stata puntata sulla legalità, un messaggio importante da diffondere alle nuove generazioni. Come Consiglio Superiore della Magistratura abbiamo stipulato un accordo con il MIUR, un protocollo d'intesa con il Ministro Giannini per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, prevedendo una partecipazione strutturata, organizzata dei magistrati nelle scuole italiane. A mio vedere c'è un motivo che forse più di altri può farci sperare nel futuro, e cioè quello in base al quale costituisce una condizione essenziale per garantire crescita e giustizia sociale, equa distribuzione delle opportunità per il presente e per il futuro. E questo valore, direi così, di convenienza. Considerare il rispetto delle regole un valore e non un ostacolo. Proseguono le consegne dei defibrillatori da parte della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella nei comuni della provincia pescarese. Questa volta è toccato al sindaco di Loreto Aprutino, Gabriele Starinieri, che ha ricevuto i 2 salvavita che saranno messi a disposizione della collettività. Il servizio di Antonio Recanati. Continua la consegna da parte della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella dei defibrillatori nelle filiali dove la banca insiste sul territorio. Noi siamo qui a Loreto Aprutino appunto e c'è la direttrice Tiziana Di Pietrantonio, che è la direttrice di filiale di Loreto Aprutino. Ecco, una banca non solo economicamente ma vicina anche in questi casi. Come ha ben detto lei, è una banca costituita nel 1956 che da sempre è impegnata in attività sociali, soprattutto nei territori in cui opera. Quella di oggi è un'iniziativa volta in tal senso. Che dire, io sono onorata di essere qui e a nome e per conto dell'istituto e a rappresentare questo evento prestigioso. Sindaco Starinieri, dicevamo di questa banca da tanti anni presente sul territorio a Loreto Aprutino, una banca che fa anche di queste azioni di solidarietà e di davvero iniziative importanti sul territorio. È una banca che riesce sempre a distinguersi e mantiene le promesse, soprattutto in questi ultimi anni anche l'aiuto ai cittadini, oltre che ai territori, orientata al welfare, che con la crisi diciamo sempre le fasce di bisogno aumentano, quindi è una banca che sta facendo degli interventi che risultano a volte tempestivi e provvidenziali proprio nel senso dell'aiuto. Questa è l'ennesima conferma che comunque orientata al campo della salute, degli strumenti che risultano sempre più spesso di salvavita e che l'amministrazione adesso cercherà di adoperare indirizzando l'uso nella maniera migliore. Quindi un ringraziamento al presidente Savini, a tutti i dipendenti e anche al direttore generale Di Giampaolo. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Iniziamo dal Pescara che tra poco scende in campo all'Adriatico Cornacchia contro il Livorno. E allora per le ultimissime dal campo ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Paolo Renzetti. Paolo, buongiorno. Grazie Alfredo, buongiorno dallo stadio Adriatico. Vento e freddo in terra pescarese per il ritorno in campo dei biancazzurri, per il ritorno del campionato dopo la lunga sosta. Di fronte ci saranno proprio Pescara e Livorno. Abbiamo le formazioni ufficiali, Alfredo, possiamo iniziare con il Pescara 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, Zampano, Campagnaro, Fornasiere, Crescenzi in difesa. Dunque sorpresa con Fornasiere al posto di Zuparic, al centro della difesa con Campagnaro, poi centrocampo con Berre, Mandragora e Benalì, Caprari sulla tre quarti, le due punte sono Cocco e La Padula, panchina con Aresti, Bruno, Zuparic, Selasi, Mitrisa, Cappelluzzo, Torreira, Fiamozzi e Forte, l'allenatore Mister Oddo, assenti Nemusciai, Sansovini e Acosta e anche Verde, perché non è arrivato il transfert che poteva permettere all'ex giocatore del Frosinone di essere convocato. Il Livorno che si schiera con il 3-5-2 e gioca con Pinzolio fra i pali, Lambrughi, Emerson e Giaccherini in difesa, Vergara, Moscati, Luci, Palazzi e Regoli a centrocampo, Comi è vantaggiato le due punte,
In panchina Ricci, Schiavone, Gasbarro, Valuci, Jelinic, Biagianti, Bunino, Pasquato e Cuciol, l'allenatore è Mutti, tanti gli ex di questa partita, soprattutto dalla parte toscana, con Luci, Pinzoglio, Vantaggiato, Pasquato e lo stesso allenatore Mutti. Nel Pescara l'ex di turno è Fiorillo, dirigerà l'incontro il signor Serra di Torino. E per quanto riguarda gli assenti nel Livorno, mancano Aramu, Cazzola e Fedato. Si prevedono non più di 7.500 spettatori sugli spalti proprio per via del maltempo. Pescara che vuole allungare la serie di vittorie, Livorno che vuole interrompere invece la serie di sconfitte. Nell'ultimo turno la formazione toscana era stata battuta per 2-1 a Lanciano. È tutto per il momento dallo stadio Adriatico, a te Alfredo. E allora grazie a Paolo Renzetti, abbiamo nominato il Lanciano e adesso andiamo proprio allo stadio Guido Biondi, dove si giocherà la partita tra Lanciano e Provercelli, e ci colleghiamo in diretta con un altro dei nostri inviati che poi riavremo anche nel corso di Diretta Stadio condotta da Andrea Costantini, e parlo ovviamente di Alessio Giancristoforo, a cui do il buongiorno. Buongiorno Alessio. Buongiorno a te Alfredo, buongiorno a tutti da Lanciano, stadio Guido Biondi, che si popola per questa prima del 2016 che si annuncia ricca di novità. Ti dico subito Alfredo che le novità sono varie e sostanziali oggi a Lanciano. Innanzitutto la Virtus Lanciano deve cercare e ottenere i 3 punti contro la Provercelli, ma assolutamente lo deve fare con uno spirito nuovo e soprattutto con una squadra nuova. E vado subito alle formazioni, perché le novità sono quella dell'innesto dal primo minuto di Simone Salviato e di Mattia Vitale. Questo l'11 che schiererà Roberto D'Aversa oggi contro la squadra di Foscarini: Casadei, Aquilanti, Mammarella, Salviato, Boldo, Ramenta, Bacinovic, Marilungo, Di Francesco, Padovan e Vitale. A disposizione Aridità, King, che è un altro dei neo arrivati, Ferrari di Filippo Vassola, Zeduardo, Di Matteo, Di Benedetto e Fofanà. Risponde la squadra piemontese guidata da Foscarini con Pigliacelli tra i pali, l'ex germano Bani, Rossi, Scavone, Marchi, Di Roberto, Filippini, Castiglia, Colì e Legati. A disposizione Melgrati, Berra, Redolfi, Sprocati, Emanuello, Ardizzone, Scaglia, Foglia e Berretti. Alfredo, le novità potrebbero essere soprattutto di natura tattica. L'orientamento è il 3-5-2, ma non escluso nemmeno un 4-4-2 che dia più solidità a tutta la fase di gioco della Virtus Lanciano. Come detto, prima di 21 finali ci sono anche delle iniziative, poi annunceremo con Andrea Costantini nel corso della diretta la protesta dei frentani non tesserati. Ma per il momento da Lanciano è tutto, posso restituirti la linea. Grazie ad Alessio Giancristoforo. Lasciamo la Serie B e scendiamo in Lega Pro. Si gioca anche il turno nella vecchia Serie C. Allora andiamo adesso allo stadio Bonolis di Teramo, dove per noi c'è Jacopo Forcella per seguire la partita tra Teramo ed Ancona. A te Jacopo, buongiorno. Buon pomeriggio a te Alfredo, mi dai la linea proprio mentre arrivano le formazioni ufficiali di Teramo e Ancona, e allora andiamo subito a leggere, perché questo è il girone di ritorno per i biancorossi di Vincenzo Vivarini contro altri biancorossi, quelli di Giovanni Cornacchini. Partiamo ovviamente con gli ospiti dell'Ancona, con Lori tra i pali, Parodi e Didio, Amli Lì, Conate, Erradi, Cazzola, Paoli, Bussi, Casiraghi e Sassano. E dunque rispetto a dovrebbe essere un 3-5-2 con Bussi e l'ex per Antonio Sassano in attacco, con il rientro dopo la squalifica, lunga squalifica del capitano Lorenzo Paoli in casa anconetana. In panchina la sorpresa più grande, ma annunciata già la vigilia, è che si siede
fianco a Cornacchini e il gioiellino classe 95 Cristiano Lombardi. Dopo avervi dato l'11 dell'Ancona, andiamo a leggervi anche la panchina dorica con il secondo portiere Davide Di Sabatino e Gelonese, Bambossi, Cognini e Veloci, Adamo, Pedrelli, Di Mariano e, come detto, Cristiano Lombardi. Quasi tutto confermato in casa Teramo, ma con una novità in attacco, perché rispetto alle indicazioni della vigilia che volevano Petrella impredicato all'11 titolare, invece gioca Giuseppe Lenoci in attacco. Allora 3-5-2 consueto per il Teramo, Tonti tra i pali, linea difensiva 3 con Caidi, Speranza e Perrotta, a centrocampo da destra a sinistra Scipioni, Paolucci, Amadio, Cenciarelli, Di Paolo, Antonio in attacco, come detto, forte, e non Petrella ma Giuseppe Lenoci. In panchina vanno Narduzzo, Brugoletta, Cecchini, l'altro nell'acquisto Michel Cruciani, Palma, Petrella, Moreo e Monni. Solo per dare una notazione particolare, perché prima dell'ingresso delle due squadre per il riscaldamento si stavano già riscaldando Altobello, difensore del Teramo, che è sul mercato, ma anche Tommaso Dorazio, che non figura nemmeno in panchina. Questa è una sorpresa, perché Dorazio non era in predicato di nessuna voce di mercato, ma a questo punto dobbiamo dire che anche Tommaso Dorazio potrebbe essere ufficialmente sul mercato, pronto a lasciare il club biancorosso. Arbitro dell'incontro il signor Antonello Balice della sezione di Termoli, assistenti Claudio Cantiani di Venosa e Giuseppe Manzi di Nocera Inferiore. Per il momento è tutto, fischio d'inizio alle ore 15, ti restituisco la linea. Grazie anche a Jacopo Forcella. Gioca anche l'Aquila però in trasferta in casa della Pistoiese. Abbiamo le formazioni che vi vado a leggere. La prima novità nell'Aquila è l'esordio tra i pali del nuovo acquisto, il portiere Francesco Scotti. Poi troviamo Bigoni, Piva, Cosentini e Anderson, Tricarico, Ceccarelli e De Francesco, Perna, Mancini e San Domenico. Come avete visto dalla formazione, non c'è in attacco Claudio De Sosa, che era dato nell'undici titolare alla vigilia. Invece è in panchina assieme a Zandrini, Sanni, Ligorio, Milicevic, Stivaletta e Mancini. Andiamo a vedere anche la formazione della Pistoiese. Iannarilli in porta, poi Priola, Falasco, Petriccione, Pasini, Gargiulo, Lanini, Damonte, Rovini, Colombo e San Martino. A disposizione Marcheggiani, Dondoni, Romiti, Mungo, Braglia e Sinigaglia. È tutto per quanto riguarda la pagina dello sport. Vi ricordo, tra poco attorno alle 15 diretta stadio con la conduzione di Andrea Costantini, per seguire tutti gli aggiornamenti e le partite di Serie B e Lega Pro. Noi invece con il TG6 ci fermiamo qui. Io vi ricordo fra poco il TG6 L'Aquila alle 14.45 e poi la seconda edizione del TG6 Abruzzo alle ore 19. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona giornata.